La diffusione dell'attività fisica sta in una filiera che è società civile organizzata, che rappresenta una sorta di costruttore di start-up. Poi c'è una sorta, qualche volta se abbiamo fortuna, di istituzione pubblica che fa la parte del capital venture e in qualche forma fa andare avanti la start-up, allargando un po' sul territorio l'iniziativa. Ma poi c'è un problema, perché siccome un mercato su questo non esiste, e non è questo il punto è che l'approdo dovrebbe essere una diffusione di un diritto, una diffusione di un comportamento generale, universale, il progetto, la buona pratica, scompare. Scompare per riemergere in un altro luogo, con altri protagonisti, con qualche aspetto che cambia. Ma questo è l'andamento, come si potrebbe dire, carsi. È l'andamento del movimento di diffusione del movimento e dell'attività fisica. L'OMS ci spinge su un altro binario, questo è quello di cui oggi dobbiamo discutere, perché ci dice che alla base c'è una visione della società. Il movimento, se è per tutti e se ci organizziamo che sia per tutti, e quindi l'OMS fa questo riferimento, se è un fattore di uguaglianza, in quell'accezione bellissima che voi dello sport conoscete, dell'uguaglianza, che vuol dire che siamo tutti diversi, ma che c'è uno sport possibile per ciascuno di noi, ed è la forza del movimento dello sport per tutti. Non livello le personalità, ma differenzio invece al massimo gli strumenti per affermare tutte le personalità. Quindi, se lo sport diventa questo, l'attività fisica è per tutti, anziani, bambini, centri periferie, ceti medi stabili o gruppi sociali vulnerabili, allora costruiamo una rete di occasioni, di proposte, di spazi adatti e adattati all'attività fisica. Devono essere accompagnate la costruzione delle reti da competenze e conoscenze. Deve essere una rete che copre il territorio e anche, e questo è il problema più grosso, entra nelle case o, come dice in un punto tra i più belli del documento dell'OMS, arriva fino agli iPhone.